Best è un centro di servizio per il volontariato, è uno dei oltre 55 centri di servizio esistenti in Italia. Il nostro è un centro di servizio regionale, quindi ha una presenza operativa non solo su Roma ma su tutta la regione, con 14 sportelli, e noi diamo servizi e supporto alle associazioni volontariate in molti settori. Insieme al CESVA gestiamo un'attività molto intensa nel campo della comunicazione, che va dalla carta stampata con la pubblicazione periodica a una serie di altri momenti di approfondimento. E la cosa forse più rilevante è l'impresa che abbiamo avviato con la costruzione del portale del volontariato dell'Lazio. Il primo sforzo per noi è lavorare da portale e non da sito. Alla sinistra il menu che cita tutte le sezioni che sono presenti sul portale, questo per noi è stata una scelta precisa, di dare anche una continuità della navigazione all'interno del sito, con poi quattro quadratoni bianchi che lanciano i suggerimenti di approfondimenti. Dopodiché la suddivisione in macro sezioni rispecchia un po' quel che è il lavoro che facciamo. In questo la cosa più importante forse è la sezione strumenti, che raccoglie tutte le cose che servono alle associazioni per lavorare, come iscriversi al registro, la documentazione, biblioteca online che raccoglie il patrimonio documentale delle associazioni, segnaletica che raccoglie i link da noi controllati, insomma segnalando anche pagine in profondità per suggerire un'apertura nella rete e indirizzare quello che sono i nostri utenti del portale rispetto alle fonti più autorevoli nella rete in assoluto. Spazio Info quotidianamente lancia 6 tra le più interessanti notizie pubblicate nei vari notiziari, insomma, che stanno all'interno del portale. Azioni innovative, infine, raccoglie spazi dedicati alle iniziative particolari che in quest'anno, nel 2003, secondo il programma, i centri hanno sviluppato. L'intero sito è basato su tecnologia ASP. ASP, linguaggio di programmazione utilizzato per creare pagine web in modo dinamico, attraverso un database. E sono state configurate una serie di utenze accessibili dalle varie associazioni, le quali attraverso questo, diciamo, back-end pubblicano delle notizie che sono visibili sui loro siti, ed in più c'è un'utenza, diciamo, di SPES che gestisce tutte queste notizie pubblicate e permette di pubblicarle a loro volta sul portale del volontariato. Lo slogan con cui apriamo questa pagina dal titolo Attiva la comunicazione è: maggiore è la qualità del nostro comunicare il volontariato, maggiore sarà la forza del nostro fare volontariato. Sta un po' qui, diciamo, la filosofia di questa nostra proposta di lavoro per le associazioni. Noi offriamo appunto alle associazioni di volontariato del Lazio strumenti per comunicare con l'esterno, dall'accompagnamento e il tutoraggio delle associazioni sulle iniziative esterne, che possono essere convegni, seminari, comunicazione istituzionale, campagne pubblicitarie, eccetera. La logica di questo nostro servizio è: abbiamo dei saperi da mettere a vostra disposizione, voi associazioni avete idee importanti, lavorate, fate delle cose utili per il sociale, noi vi aiutiamo a dare maggiore efficacia al vostro messaggio. La prima esperienza di realizzazione è stata quella con l'associazione Lava, un'associazione che si occupa di senza fissa dimora. Ci siamo incontrati, loro ci hanno raccontato un po' la loro storia, noi gli abbiamo raccontato un po' la nostra intenzione di come realizzare il sito, e successivamente siamo passati poi a uno scambio di materiali, ci hanno portato i loro materiali, quindi tutti i loro documenti, le loro foto e anche la loro rivista. E quando gli abbiamo fatto vedere la prima realizzazione sono rimasti non solo contenti di quello che era, ma erano colpiti, perché comunque internet è uno strumento che oggi come oggi assume anche un valore, soprattutto perché dà visibilità.
Vedere la pagina, vedere il loro logo messo in una certa maniera, i contenuti, eccetera, li ha colpiti molto. Sicuramente questo è stato emotivamente il momento più significativo. Siamo appena andati online con il portale e stiamo lavorando per ulteriormente potenziarlo. Questo presuppone che la gente ci aiuti, che chi è destinatario di questo nostro lavoro navighi nel portale e ci faccia sapere quali sono le loro osservazioni, ci mandino suggerimenti, in qualche modo ci aiutino in un'impresa che non è solo di spesso e del certo, ma è un'impresa che coinvolge tutte le associazioni di volontariato e tutti i volontari dell'Asia.